Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui con Ferdinando Broni, che credo non abbia bisogno di presentazioni perché se poi lo presentassimo finisce il tempo dell'intervista per tutta quella che è la storia del teatro che lui porta avanti. Allora, hai appena debuttato con Verso Tevere, quindi partiamo dalla fine. Mi piacerebbe partire dalla fine, da questo progetto bellissimo che io ho visto ieri sera e che invito tutti ad andare a vedere fino al 1º marzo in scena, alle Fucuccini ovviamente. E per poi fare un viaggio a ritroso, magari arrivare fino al 1973. Oh, una fatidica data che ha cambiato un po' la storia del teatro italiano e della cultura in genere. Allora, parto proprio dalla fine e ti faccio questa domanda. Fu colpa o destino? Furono gli dèi o gli uomini? Fu l'uomo o furono gli dèi? Rispetto all'Edipo, credo che la cosa sia interessante che, come tutte le grandi cose della cultura del teatro, porre delle domande e non dare delle risposte. E quindi è lì. Abbiamo voluto chiudere Francesco Frongia, io, che sono gli autori dello spettacolo, della drammaturgia, con un brano dalla Morte della pizza di Dürer, che lascia aperto questo dilemma. La cosa interessante della vicenda di Edipo è proprio questo suo porre l'accento sul fatto che, nonostante tutta la buona volontà degli esseri umani, in realtà esiste qualcosa che è imponderabile e che non è governabile dalle semplici forze della razionalità o della volontà. È una cosa molto dura da mandare giù, Sì, perché di da questi tempi accettare. giustamente si crede molto alla capacità individuale anche di modellarlo, il proprio destino, di crearlo, ma ci sono delle cose che sono al di là della nostra. Forse saperlo è anche rilassante da un certo punto di vista, Non perché tutto non è che dipende da proprio tutto me. si può controllare, non tutte le colpe possono ricadere su di me. È un tema, secondo me, aperto e No, interessante. infatti è interessante pensare che Edipo è un uomo che ha compiuto delle nefandezze senza essere un uomo malvagio. Sì, peraltro, uno dei ragionamenti che abbiamo fatto riguarda il famoso complesso di Edipo di cui parla Freud, che si basa, secondo me, sull'equivoco, o su una falsa partenza, nel senso che Edipo non Un ha mai sacco. desiderato uccidere suo padre e non ha mai voluto Congiungersi con sposare, la congiungersi con madre. sua madre. La cosa interessante della vicenda è che gli è successo nonostante lui questa cosa non la volesse proprio. Gli era stata predetta e lui ha fatto di tutto per sottrarsi a questo destino, ma il suo destino, come dice Hofmannsthal, alla fine l'ha catturato nella rete e quindi non c'è stato niente da fare. C'è un accoppiamento fra appunto l'unico brano di Sofocle che c'è nello spettacolo, che è appunto Il coro del destino, e subito dopo Hofmannsthal che coniuga questo discorso invece in un'epoca più vicina a noi, proprio l'epoca in cui nasce la psicanalisi, che in realtà è presente nella vicenda di Edipo, proprio nel suo voler tornare indietro e cercare di capire le cause di un disagio che si manifesta poi attraverso la peste, quindi attraverso qualcosa di anche fortemente simbolico, ma che in realtà deriva da lui, deriva da una colpa non riconosciuta. È un percorso che lui fa anche a costo di scoprire che questa colpa è quella che gli distruggerà la vita. Infatti, questo viaggio nella coscienza, nella tua introduzione c'era proprio un viaggio nella coscienza a costo di Sì, annientarsi, che mi ha colpito tantissimo. perché il momento in cui Edipo scopre chi è, alla fine di secolo ci sono, finalmente ho capito, ed è terribile scoprire chi è, però in qualche modo è un momento in cui lui arriva alla propria fine, ma in qualche modo integro nella sua essenza. Secondo te è terribile scoprire chi siamo? A volte può essere anche interessante, non mica Infatti. sempre è così È tragico, però è sempre difficile. un cammino complesso, Sì. perché è molto facile anche cercare di smussare certi angoli. Parliamo della Sfinge, che interpreti tu in maniera eccelsa con questo lavoro sulla voce che sono da un po' di anni che porti avanti, insomma, con questi tuoi risuonatori che uno si chiede, io da attrice mi dico ma dove le ha prese quelle cose, da dove arrivano, no? È una Sfinge particolare, Sì, no? è la Sfinge di Steven Berg. Ecco, Noi sì, abbiamo infatti. costruito, io e Francesco, un percorso attraverso tutte le drammaturgie che sono derivate dal mito di Edipo, no? A partire dal frammento di Sofocle, certo, perché poi Sofocle lo affronteremo più È un avanti, percorso, infatti, una tappa questa, no? verso, ma Verso. in realtà a partire da Seneca, che è quello che subito dopo si è occupato di Edipo, per arrivare a Steven Berg, che negli anni 70 ha riscritto la storia di Edipo, l'ha chiamato Eddie.
ambientata nell'Inghilterra della Thatcher, nell'Inghilterra dei moti sociali, dei scioperi. Noi questo testo l'abbiamo messo in scena nella metà degli anni 90 e poi l'abbiamo anche ripreso all'inizio degli anni 2000. È un testo molto potente, molto anche divertente per certi versi, che ha un finale inconsueto perché alla fine Edipo scopre, come tutti gli edipi, la sua colpa e il suo peccato. Lei dice però alla fine, insomma, noi siamo felici, se ne frega, continuiamo così. Quindi non si uccide, non si cala gli occhi, ma continua a vivere felice con la sua madre giocata. Anche perché quella è una storia d'amore in realtà. Esatto, perché quello è un amore forte, esatto. Quello in tutti gli autori, sì. È forte, forte anche in Dryden, che è un autore del tardo 600, che da una versione barocca, ma c'è per esempio un dialogo, che è il dialogo del Dio fra Edipo e Giocasta, molto struggente, il personaggio di Giocasta è commovente in quel dialogo lì, oppure l'incontro fra Edipo e Giocasta nella macchina umana di Cotone. Insomma, è una vicenda eterna. La Sfinge è in qualche modo lì, rappresenta il femminile, un femminile molto aggressivo. È interessantissimo che questo femminile venga interpretato da un uomo in realtà. Sì. E da parte di un coro. Sì, 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 sì. Noi ci assumiamo come succedeva all'epoca, insomma, tutti i personaggi maschili e femminili, ma anche in qualche modo per un pochino autofustigarci. Nel senso che tutto quello che la Sfinge dice a Edipo, che sono accuse molto pesanti, sono accuse, la Sfinge è una specie di femminista pazza, esatto, se ce la immaginiamo negli anni 70, è un po' quella specie di temperie lì, e di quello che dice è assolutamente sacrosanto rispetto anche alla smania di potere, all'usare le armi per come dire, compensare una verità sempre in crisi. Racconta il femminile. Racconta il femminile, addirittura fa una specie di discorso anche ecologico, e dice tutto va in malora, la peste, la terra sta morendo, ma la colpa è tua, perché tu vuoi dalla terra trarre il massimo del vantaggio e tutto quanto, quando la donna era il potere, quando la donna era il cuore della terra, la terra era ancora viva. Molto bello, un discorso molto bello. Parliamo della scenografia che colpisce moltissimo. Abbiamo un coro, no? Sì. Amplificato, no? E un uomo da solo. Però sì. Tante facce di quell'uomo tagliate. Sì, abbiamo avuto diversi passaggi il progetto di scenografia. La cosa che ci interessava assolutamente, la prima cosa che abbiamo pensato, è stata la disposizione della sala, cioè una disposizione che ricreasse un po' l'idea di una agorà, di un luogo, certo, comune in cui il pubblico si potesse anche vedere, gli spettatori si vedono fra di loro, perché l'idea è anche quella di creare una specie di rito condiviso, e quindi c'è questo spazio aperto, circondato dal pubblico, c'è una definizione dello spazio che è fortemente ispirata, anzi è copiata, ma è un omaggio a un'installazione di Cunellis che abbiamo visto quest'estate a Venezia, molto bella. Eravamo partiti anche un po' da altre idee, un po' dal mondo della Sardegna, da Maria Lai, dai suoi telai, sì, perché comunque in qualche modo c'è un'idea di destino che tesse i fili e tutto quanto. Poi però abbiamo pensato invece di mettere in scena il coro assente da una parte, dietro di noi, esatto, che è fatto da questi cappotti giacche appesi che hanno l'immagine che c'è anche nel manifesto, che è un'immagine costruita con i frammenti delle nostre quattro facce. E poi per terra invece c'è questa lunga distesa di cappotti, giacche, scarpe, vestiti che sono per noi, rappresentano il popolo, quello che di tutte queste vicende poi paga il prezzo. Infatti ho visto cadaveri, cioè perché poi la pestilenza, la Sfinge, tutto quanto sono disgrazie, sì, di cui sentono il peso Edipo, Giocasta, eccetera, che poi vengono pagati in prima persona dal popolo di Edipo. E l'uomo solo di fronte al destino. E poi alla fine, a un certo punto, Edipo rimane solo, sì, e rimane in contrapposizione a noi, che diventiamo, nonostante interpretiamo diversi personaggi, comunque un coro. Assolutamente, li stagliate poi. Sì. I leggini, io ti dico perché a me mi hanno colpito tantissimo, perché quello che a me è arrivato è il mito che si fa racconto, che si fa narrazione, sì, per cui non avevate nessun bisogno del leggio attorialmente, era ovvio, ma diventava importante. Sì, perché due cose, appunto, uno quello del racconto. Noi come la nostra
formazione e la nostra vocazione, mia, di Francesco Frongia, di io, dei capitani, è quella di essere dei narratori. A noi piace raccontare delle storie. È molto raro che mettiamo in scena dei testi dove la struttura narrativa è scombinata oppure si parla attraverso altre forme. In realtà noi mettiamo in scena dei racconti con dei personaggi che hanno delle relazioni tra di loro. Le storie, che bello. Le storie, ci piace raccontare le storie, questo ci viene dalla nostra passione, dalla nostra formazione. Noi negli anni 70, quando lavoravamo con Gabriele, lavoravamo sulle grandi storie, quindi Una Notte, Pinocchio, Dracula, e il satirico di Petroni. E poi invece dalla nostra frequentazione con Fassbinder, che invece era un grande raccontatore di storie. E noi abbiamo continuato a raccontare storie, quindi questa cosa è dall'altra dare in qualche modo l'idea del concerto, di un rito concerto, perché comunque a noi interessava che tutto passasse attraverso la parola. Anche il movimento, anche il corpo, perché poi in realtà non è uno spettacolo dove siamo immobili. Anzi, queste coreografie che sono un coinvolgimento fisico anche importante, ma che nasce dalla parola, che nasce dal suono anche della parola. Ferdinando Attore, questo attore straordinario, come ho detto, qual è il tuo percorso attoriale? Poi vediamo invece quello registico. Ma il mio percorso attoriale è stato per molto tempo casuale. Casuale da una parte e invece coerentissimo dall'altra, perché io ho sempre lavorato qua essenzialmente, a parte qualche piccolo capatina fuori o addirittura proprio per il cui ho smesso di fare l'attore, di fare lo scenografo, ma è un percorso interno, quindi è molto legato allo sviluppo del nostro teatro, del nostro gruppo. C'è un lavoro invece che è più personale, più privato e che porto avanti prima da solo e poi con Francesco, che è quello appunto legato al suono, alla parola, queste cose. Io ho cominciato all'inizio degli anni 90 con La stagione all'inferno di Rimbaud e poi con Ginsberg e poi con La tempesta, con Sdisore di testori, con il lavoro su Edgar Allan Poe che ho fatto 2 anni fa e con questo lavoro qua. Un lavoro che mettesse al centro la voce come strumento di comunicazione, di passaggio fra un testo e un orecchio che ascolta. Certo. E invece questa cosa di lavorare in coppia nelle regie, le tue regie, insomma, dei Capitani Bruni è qualcosa che per chi fa l'attrice come me ora resta. I Capitani Bruni esiste da 30 anni. Sì, ma poi avete firmato appunto capolavori, non a mio avviso, credo all'avviso di tutti. Adesso invece abbiamo appunto Bruni, Frongia, addirittura ho visto che ci sarà dei Capitani Frongia. Sì, noi stiamo. Esatto. Quindi, com'è? Come mai? Ma è una cosa che, a parte rarissimi casi, Ricci Forte, che però in realtà non deve guarire un po' diverso, che il regista è Stefano Ricci e Gianni Forte fa la drammaturgia. Esatto, quindi hanno dei ruoli. Hanno dei ruoli separati. Invece, per noi è nato da una grande condivisione di un'idea di teatro, per cui a un certo punto il primissimo lavoro fatto in coppia da me e Capitani si chiamava L'Isola, era un testo di Arthur Fugger, che è un autore sudafricano, dove c'erano i due attori erano sempre in scena, si svolgevano in una cella di una prigione all'epoca di Mandela. E quindi, essendo tutto in una scena sempre, era chiaro che lo spettacolo è stato costruito insieme. C'era già negli anni 70 comunque una grande condivisione dei progetti, eravamo un gruppo in cui sì c'era il ruolo di un regista, ma i progetti erano molto discussi e costruiti insieme. Quindi questa idea di lavorare insieme c'era già, l'abbiamo semplicemente formalizzata. È tanto che non faccio più una regia da solo, preferisco lavorare. Mi sembra più interessante perché c'è comunque una distanza di qualcun altro che vede il tuo lavoro da fuori e viceversa. C'è un avvicendarsi anche naturale rispetto al lavoro, per cui magari in certi giorni lavoro più io, in certi giorni lavoro più Francesco o io a seconda di. Sposti anche il punto di vista, no? Sposti il punto di vista, qualcuno sta lavorando e io guardo da fuori quello che sta facendo. Insomma, è decisamente, per quel che riguarda la mia mentalità, più proficuo che non la solitudine del creatore che fa tutto da solo. Poi vabbè, noi abbiamo un'altra cosa che facciamo, che per le regie insieme spesso firmiamo anche scene e costumi. Ecco, infatti adesso volevo parlare di Ferdinando Bruni, che è attore, regista anche di opere liriche importanti. Sì.
Costumista, scenografo, traduttore, sì. acquarellista. Adesso sono più robusto degli acquarelli. Ah, ecco, siamo passati, io sono rimasta agli acquarelli, da qui poi è stato fatto Alice, Alice no? Sì, certo, bellissimo. Sì, sì. Questo eclettismo, come alberga dentro di te? Secondo me sono tanti modi di fare di arrivare al risultato. Vuoi raccontare come? Il teatro è un insieme, una sintesi, un punto d'arrivo di tante arti e mestieri. Fatti insieme lo spettacolo, poi le interviste le fanno sempre a noi, ma in realtà lo spettacolo è costruito anche da chi fa le luci, anche da chi fa il suo acquisto, per esempio dal punto di vista del suono, ma anche delle luci, quindi voglio dire, siamo in tanti a essere autori di queste cose qui. Io sono affascinato da sempre da tanti di questi mestieri. Non ho grandi doti tecniche, ma per esempio dal punto di vista della scenografia o del creare un'immagine, che non è tanto pensare dei costumi quanto pensare dei personaggi, quindi sono un po' tutte aperture della regia. La traduzione è spesso la prima fase della regia, quando si prende un testo, tradurre, cercare di... Nell'Ernesto era... Sì, era mia. Capire appunto ritmo, caratteristiche linguistiche del personaggio, eccetera, vuol dire già fare un percorso che avvicina alla regia, e lo stesso disegnare un costume, disegnare un'immagine. Quindi sono tutti elementi che poi vanno tutti insieme nella regia. Invece il discorso della pittura è un discorso che quello è sempre andato avanti parallelamente e ha trovato pochi spazi per esprimersi del tempo poi. Negli ultimi anni un po' di più, ho fatto anche qualche mostra, qualche adesso ne sto preparando una più corposa, più grande. Non lo sapevo. Sì, sì, non sto facendo più acquarelli, sto facendo dei grandi quadri. Ispirato da Rosso. Sì, ispirato da Rosso, sì, perché sono in effetti sto usando il rosso dipinto da ogni sera un quadro. Sì, perché di rosso, che poi veniva staccato dal telaio, ha arrotolato il riposo, quindi ne abbiamo parecchi, sto usando quelli come base, come fondo per una mostra che farò. Beh, quindi comunque il teatro in qualche modo. Ad aprile, sì, sì, ma poi c'entra sempre il teatro, perché poi sempre. Sarà una mostra che farò insieme a Antonio Marras, sì, a Villa Carlotta, che è uno spazio sull'Arlecchino molto bello. E faremo una specie di allestimento, in realtà usando anche, abbiamo trovato dei depositi di vecchi mobili, di vecchie cose, eccetera, e quindi li useremo per costruire una specie di scenografia anche in cui ci saranno poi queste opere. Io, se penso a te, penso ad un artista nel contemporaneo, cioè calato in quello che è il nostro tempo. Come mai oggi, dopo 20 anni, credo, ritorni alla tragedia? È proprio per il discorso che facevamo prima, no? Sul fatto che noi lavoriamo molto sul contemporaneo, perché crediamo che il teatro sia ancora un ottimo strumento per parlare di quello che ci succede, per rifletterne anche insieme, sì, per farsi delle domande, per aprire delle possibilità di ragionamento. Ogni tanto tornare a qualcosa che non è, che è eterno, che non è contemporaneo, qualche domanda che non è legata solo a noi abbiamo un discorso anche un po' banale, ma insomma tutta questa cosa dei social, eccetera, creano un rumore di fondo continuo, per cui alla fine il contemporaneo diventa anche il quotidiano o anche proprio la cosa che succede in quell'ora lì, piccola, no? Avere una prospettiva invece più ampia, io per dire, la prima volta che ho letto il coro del quello sul destino, sì, di Sofocle, mi sono commosso, ma mi sono commosso non tanto per il testo in sé, che però è importante, ma proprio per il fatto che sono parole scritte 2500 anni e che ci dicono qualcosa che è ancora totalmente vivo. E questo è una cosa molto bella del fare teatro. Quindi va bene il teatro contemporaneo, ma è anche un peccato perdersi però questa credo opportunità che la tragedia, di dialogare anche esatto, con... parli comunque di noi. Esatto, a parlare poi, dell'uomo. Per metterla giù pesante, si dice anche che il teatro è il luogo dove si dialoga con i morti, ma in senso positivo è anche vero. Si crea una specie di linea ponte. Col passato, di ponte col passato, del bene, presente poi. E perché Edipo tra i grandi miti che... Perché guarda, ti dico la verità proprio, la verità è che io era un po' che non facevo un grande personaggio. Sì. E quindi avevamo voglia di tornare alla tragedia e io avevo voglia di fare un personaggio importante, per cui ho pensato ad Edipo. Poi l'abbiamo letto e abbiamo cominciato a lavorare tutto quanto, se ne è il primo, ma Edipo non è vecchio. È ancora giovane, ancora, tutto questo gli succede quando ha una figlia piccola,
E poi fare lo spettacolo col protagonista. Cioè, poi tutto, improvvisamente mi è sembrata una cosa vecchia, tutto questo modo di questa Vabbè, sì. ecco, per siamo capiti. E quindi cioè, ho trovato alcuni li conoscevo, per esempio Edoardo Barbone, l'avevo visto in Malagrazia di Sgroi, l'avevo visto nel lavoro di Don Buchi nella notte, che era la regia francese. Valentino Mannias è un attore che sono da quando ho vinto il premio Istrio, che ho voglia di lavorare con lui, ho fatto un Oreste meraviglioso. E poi si porta dietro un mondo. E Mauro La Mantia aveva fatto con me una piccola cosa nel Romeo e Giulietta, e anche lui era un attore con cui avevo voglia. Ma diamo delle responsabilità a loro. Che E io poi, bello. per poter continuare anche quel lavoro di cui parlavo prima, Sì. sulla voce, sul coso, quando pensavamo ancora di fare quest'anno, Sì. mi ero preso il ruolo del coro. Poi in realtà ci siamo accorti che il tempo per fare un lavoro serio su Sofro che non c'era, e quindi abbiamo cercato di fare necessità virtù, come spesso accade. Però non è facile, per cui già E riuscire a fare le necessità quindi abbiamo detto, virtù. facciamo uno studio sulle dito, su In come, attesa poi di sì, di affrontare affrontare Sofocle. Sofro. Allora, siamo quasi per chiudere, facciamo un piccolo gioco. Se io penso a te, penso a degli aggettivi che mi vengono in mente, che sono eclettico, contemporaneo, però radicato, cioè con delle radici, no? Che vanno giù, penso anche a una profondità. Se tu devi definire l'artista Ferdinando Bruni, chi è? Cos'è? Com'è? Certo, un po' difficile Lo questa so, cosa qua. È sono una quei domanda giochi difficile teatrali perché che si richiede uno fanno. sguardo esterno che Esatto, non ha. come Ferdinando Bruni è Curioso. curioso. Bene, direi che con curioso, che è un aggettivo che ci apre al futuro, ricordiamo Verso Tebe fino al 1º marzo, Fassbinder, la regia di Bruni Frongia. E a presto, tutti invitati.